Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e qual è la miglior Royal Rumble della storia? C'è chi dice quella del 2004 con la cavalcata di Chris Benoit, c'è chi dice quella del 2007 con quello che è a mani basse il finale a due più bello che si sia mai visto, e penso che ora sia giusto tenere in considerazione anche quella del 2020. Ma andando a ripescare nel passato, non possiamo e non dobbiamo dimenticarci di una certa edizione in particolare. Sto ovviamente parlando di quella del 1992. Nelle varie classifiche legate alla Royal Rumble, sono certo che vi sarà capitato più volte di leggere quell'annata. La rissa svolta il 19 gennaio 92 alla Knickerbocker Arena di Albany, New York. Chi ha avuto la fortuna di viverla in prima persona la ricorda ancora oggi con incredibile affetto. E non pensiate che sia lodata così solo in America. Anche qui in Italia gode di un seguito enorme, dato che ai tempi venne mandata in onda sulla vecchia emittente Telepiù, col commento dell'indimenticabile Dan Peterson. Perché dentro c'è Hulk Hogan, c'è anche Ric Flair, c'è Macho Man. Diversi che sanno cos'è essere campione. Ma perché è così famosa? Quali sono i motivi per cui è stata così tanto amata sia all'epoca che adesso? Scopriamolo! Questa è la rissa reale del 1992, possibilmente la Royal Rumble più iconica. Prima però andiamo indietro di qualche mese, nel novembre del 91, a Survivor Series. In quell'occasione il campione WWF Hulk Hogan difese la cintura dall'assalto di Undertaker, il quale aveva debuttato esattamente un anno prima nello stesso evento. L'incontro venne addirittura definito come la Gravest Challenge, l'ora più oscura per l'Alcamania. There's no place to run. There's no place to hide. Si trattò di una delle sfide più ostiche per Hogan, molto intimorito di fronte all'avversario. Infatti, nel finale controversissimo, Taker lo sconfisse diventando il nuovo campione WWF. Venne immediatamente organizzata una rivincita pochi giorni dopo a This Tuesday in Texas, dove l'immortale sconfisse il becchino riprendendosi il titolo. Avrete notato che in entrambi gli incontri è decisiva la presenza di Ric Flair, questo perché aveva appena debuttato in federazione, portandosi con sé il titolo mondiale dei pesi massimi NWA, successivamente riconosciuta come la WCW. That the real world's heavyweight champion was going to be coming to the WWF. La prima apparizione del Nature Boy si tenne in una puntata di Prime Time Wrestling, un momento di grandissimo scalpore. Fu surreale vedere la cosiddetta Big Gold Belt all'interno di uno show della World Wrestling Federation. La decisione di Flair di lasciare la WCW arrivò per via della pessima gestione della compagnia ad opera del vicepresidente esecutivo Jim Herd. La sua direzione e le sue idee sono sempre state aspramente criticate, e con ragione. Tanto per cominciare, non credeva in Ric Flair come campione mondiale, nonostante fosse uno dei wrestler di maggior successo d'America, e le provò tutte per modificare il suo personaggio. Gli chiese di abbandonare la gimmick del Nature Boy, di gettare via le lussuose vestaglie per indossare un'armatura ed un elmo romano. Vi sembra esagerato? Pensate che voleva addirittura cambiargli nome da Ric Flair a Spartacus. Secondo Jim Herd, questo nuovo personaggio avrebbe aiutato Ric Flair ad evolversi e a tenere il passo con i tempi. Insomma, un vero genio del business. Il Nature Boy ovviamente declinò l'offerta ed, essendo entrato legalmente in possesso del titolo di campione mondiale, se lo portò con sé una volta arrivato in WWF. Al suo fianco c'era Bobby the Brain Heenan in veste di consulente finanziario e, ancor prima del suo debutto, nominò Ric Flair come vero e legittimo campione della World Wrestling Federation, sfidando così Hulk Hogan. Comparing this belt, the Hulk Hogan's belt, would be like comparing ice cream to horse manure. Flair era una così grande star di quel territorio e il titolo mondiale dei pesi massimi aveva un tale prestigio che uno scenario del genere non potrà mai essere replicato. Per esempio, di recente, il campione dell'All Elite Wrestling, Kenny Omega, si è presentato ad Impact, ma non è la stessa cosa, soprattutto se consideriamo che si tratta di una collaborazione consensuale tra le due federazioni. Il Nature Boy, invece, non era arrivato in WWF come rappresentante, come membro della WCW. Anzi, è senza dubbio uno dei momenti chiave nella storia del wrestling americano.
Prima di procedere oltre, però, è doveroso mettere in chiaro una cosa. Per l'epoca, Hulk Hogan contro Ric Flair era il dream match più grande che si potesse chiedere. Per anni i due si sono sempre trovati in due federazioni rivali, quindi le possibilità di vederli l'uno contro l'altro erano ridotte al minimo. Nel 91 però entrambi erano in WWF e si pensò subito all'Hulkster contro il Nature Boy come main event dell'imminente WrestleMania, la numero 8. Well, Hogan, I'm waiting and I'm becoming very impatient. Sarebbe potuto essere uno degli incontri più stellari mai visti allo Showcase of the Immortals, ma alla fine quel main event non si fece. Ci sono diverse voci in merito, anche se la motivazione più assodata è che Vince McMahon non fosse per nulla soddisfatto dai dati di vendita degli house show in cui venne promosso l'incontro. Ma questa è tutta un'altra storia che riguarda il doppio main event di WrestleMania 8. Riprendendo il discorso di ciò che era successo a Survivor Series e This Tuesday in Texas, il presidente della WWF, Jack Tunney, dichiarò il titolo vacante, annunciando che sarebbe stato messo in palio nella rissa reale a 30 uomini del pay-per-view Royal Rumble 1992. Grande sorpresa, dato che all'epoca la rissa reale non aveva ancora un premio in palio, se non la gloria della vittoria. Tunney promise ai due ex campioni, Hulk Hogan e Undertaker, un minimo di vantaggio, assicurandogli che sarebbero entrati almeno tra gli ultimi 10 ingressi. Ma oltre a loro, questa Royal Rumble presentò una vasta lista di possibili vincitori, tra cui Sid Justice, Macho Man Randy Savage, British Bulldog e colui che causò tutte quelle controversie, Ric Flair. Non come negli ultimi anni, quando ci sono come papabile alla vittoria massimo uno o due persone, quando va bene. Con la promessa di un sicuro nuovo campione mondiale ed una lista di partecipanti così di alto livello, la Royal Rumble del 92 è considerata come la più prestigiosa in assoluto. Tutto funziona al meglio, persino il commento, condotto da Gorilla Monsoon e Bobby Heenan. Quest'ultima ancora alle dipendenze di Ric Flair. Il suo commento, totalmente di parte nei confronti del Nature Boy, è parte integrante di questa rissa reale e fa un ottimo lavoro nel vendere l'impresa di Flair, costretto ad entrare con il numero 3. Per ovvi motivi non posso farvi sentire tutto il commento di Heenan, però vi basti sapere che di recente la WWE ha caricato l'intero match sul suo canale YouTube, quindi cosa state aspettando? Andate a recuperarvelo! Come Rumble è eccellente, la prestazione di Flair ne è il fiore all'occhiello. Rimase nel ring per un'intera ora, ma è sempre attivo, sempre pronto a far qualcosa o ad interagire con un altro lottatore. La sua è una di quelle partecipazioni alla Royal Rumble che non si dimenticano tanto facilmente. Arrivati al giro di boa, rimase da solo nel quadrato ed è in quel momento che si vide arrivare contro Roddy Piper, l'avversario peggiore che gli potesse capitare. Questo perché mesi prima i due si erano affrontati, con Piper che arrivò addirittura a sputare sopra la cintura di campione mondiale WCW. Nella seconda metà di Rumble vediamo l'ingresso di altri tre papabili alla vittoria, nell'ordine d'ingresso Undertaker, Hulk Hogan e Sid Justice. Il primo eliminato è il Deadman per mano dell'Hulkster, così chiude il capitolo della Gravest Challenge. E andando avanti nel finale a tre rimangono Flair, Hogan e Sid. Quest'ultimo elimina Hulk approfittando di una sua distrazione, ma senza far nulla di scorretto. Questo generò una grande reazione di sorpresa nei fan che, vedendo l'eliminazione, iniziarono a tifare per Sid. D'altro canto, Hogan venne chiaramente fischiato dal pubblico perché decise di vendicarsi su Sid afferrandolo per un braccio, facendo quindi lui qualcosa di illegale. Flair gli arrivò alle spalle spingendolo fuori dal ring, aiutato anche da Hogan, così divenne campione WWF. Come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode. Nel backstage, il Nature Boy venne premiato dal presidente Jack Tunney con il titolo WWF, e il momento che ne seguì è storia. With a tear in my eye, this is the greatest moment in my life. Con una lacrima nel cuore, questo è il miglior momento di tutta la mia vita. Promo fantastico che sancisce la grande vittoria di Ric Flair in una Royal Rumble di importanza biblica. And this is the only title in the wrestling world that makes you number one! E subito dopo cos'è che è successo?
Le tensioni tra Hogan e Sid aumentarono. Entrambi si candidarono come sfidanti di Ric Flair per il titolo. Così, nelle settimane successive, venne organizzata una conferenza stampa per decidere le gerarchie legate alla cintura. Seppur in un primo momento Jack Tunney scelse l'Hulkster a discapito di Sid, si arrivò a WrestleMania 8 con una line-up diversa, col famoso doppio main event. A sfidare il Nature Boy per il titolo della federazione fu Randy Savage, mentre Hulk Hogan e Sid Justice si affrontarono in quello che ai tempi venne pubblicizzato come il possibile incontro di ritiro dell'immortale. Questa era la Royal Rumble del 1992. Allora, per i miei gusti sicuramente troppo giovani, non la considero la migliore in assoluto. È molto bella sicuramente, ma secondo me negli anni 2000 ce ne sono alcune di migliori, qualitativamente parlando. Però non si può negare la sua importanza, è indiscutibile, e tra le classiche è sicuramente quella ad avere l'aura più iconica. Una lista di partecipanti di altissimo livello, con in palio il massimo premio possibile. Se c'è un'edizione del passato che merita di essere vissuta e raccontata anche dopo anni, è senza dubbio questa. E ora mi rivolgo ai più giovinastri. L'avevate mai vista la Rumble del 92? In caso contrario, recuperatevela, fatevi questo favore. Mentre invece, per i più anzianotti, eravate riusciti a vederla in televisione all'epoca? E che ricordi avete della vittoria di Ric Flair? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.